Ciao amici di Facebook, anche questo video che sto registrando qui su Facebook adesso in live andrà poi scaricato e trasmesso, pubblicato su YouTube, sul mio canale YouTube, perché volevo registrare questo video da tempo per presentare la mia collezione completa di giochi PlayStation 2, Xbox 360 e Xbox One, e purtroppo le applicazioni per i telefonini non mi consentono, mentre registro il video, di girare la fotocamera così come posso fare qui, e non lo fanno fare, non capisco perché. Dovrei stoppare, fare tutti i video, poi in fase di editing reinserirli tutti quanti insieme, e non so proprio voglia di farlo. Allora ho deciso di trasmettere qui su Facebook questa live, e dove vi presento i miei giochi, la mia collezione privata dei giochi. Tanto adesso mi sto fumando anche una bella sigaretta e iniziamo subito qui la presentazione dei giochi, iniziando con la mia collezione per quanto riguarda i giochi PlayStation 2 e riguardanti Dragon Ball. Allora amici miei, iniziamo subito con il primo gioco, che è un bel Budokai Dragon Ball Z versione Platinum. Purtroppo questo gioco sono anni che ce l'ho, sono molti anni, e me lo regalò una mia ex ragazza. Come potete vedere, all'interno della confezione c'è il libretto e il gioco. Poi, per quanto riguarda il secondo gioco, eccolo qui, abbiamo un bel Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, il numero 1, sempre versione Platinum, purtroppo, perché non sono riuscito a trovare gli altri, sempre con il libretto al suo interno e il gioco, il disco del gioco. Eccolo qui. E poi andiamo con il terzo, eccolo qui, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, il Budokai Tenkaichi 2, eccolo qui, sempre versione Platinum della Bandai. Qui purtroppo non abbiamo il libretto, abbiamo il suo giochino, abbiamo. E questi qui erano i miei tre giochi di Dragon Ball per quanto riguarda PS2. Poi ne avrei anche altri, però purtroppo sono giochi non originali per quanto riguarda Dragon Ball, sempre per PS2. Continuiamo sempre la carrellata di giochi per PS2 con questo qui, bellissimo gioco. C'era anche la versione, il patch Neo, basato proprio sul film di Matrix. Lo andiamo a vedere, eccolo qui con il suo libretto all'interno e il disco, eccolo qui. Poi si passa con il prossimo gioco, andiamo su Automobilismo per PlayStation 2, e direi di cominciare con questo qui. Tutti se lo ricorderanno, perché la PlayStation li sforna ogni anno a raffica, Gran Turismo 3, con tutto quanto al suo interno. Questi sono i miei piccoli giochini da collezione, sono. Poi passiamo con, di questo ne ho due versioni, iniziamo con la Platinum, Gran Turismo 4 versione Platinum, con il suo libretto all'interno e il gioco, eccolo qui. E poi abbiamo anche la versione originale, Gran Turismo 4,
Eccola qui. Bellissima. Tutta bianca, senza libretto e con il gioco, eccolo qui. Ok amici, allora poi continuiamo ancora con i giochi di PlayStation 2 and l'università, no, mi pare che sono terminati, passiamo con i giochi Xbox 360 e continuerei proprio con i Dragon Ball, mi avvicino un attimo per prenderli e eccolo qui, Dragon Ball Racing Blast, Dragon Ball Racing Blast, che è questo, pubblicando sul mio canale YouTube gli episodi della storia. So, e vi invito ad andare sul mio canale YouTube per non perdervi, vedete, questo qui è di GameStop, c'è cioè il libretto e il gioco, dove sto pubblicando, come dicevo, l'intera storia di Dragon Ball Racing Blast in versione Full HD, perché in fase di editing io li edito in Full HD. Poi continuiamo con Racing Blast 2, il continuo, che anche questo qui verrà portato sul mio canale YouTube appena terminerò il primo, eccolo qui, con il suo libretto all'interno, il gioco, ed eccolo qui, comprati questi qui logicamente da GameStop. E poi continuiamo, che questo qui purtroppo mi manca la custodia e ve lo faccio vedere così, opla, e l'Ultimate Tenkaichi, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, anche di questo qui porterò la serie sul mio canale YouTube, che è molto bello questo. Poi andiamo avanti con il prossimo gioco, che è La Battaglia degli Dei, La Battaglia degli Dei, bellissimo gioco questo qui, eccolo qui, Battle of Z, anche questo qui porterò la serie sul canale YouTube, eccolo qui. E poi per terminare la collezione di Dragon Ball per quanto riguarda Xbox 360 non poteva mancare il primo Xenoverse, non poteva mancare il primo grande Xenoverse completo, questo io ce l'avevo tutto completo anche con i DLC di tutti i personaggi, purtroppo ho perso tutto, ho perso perché mi si è rotta la mia vecchia Xbox 360 dove avevo i giochi, avevo tutti i DLC acquistati, eccolo qui. Questo ultimamente sto pensando di portare la versione Xbox One, c'è compresa, c'è tutta la modalità storia nel gioco di Xenoverse 2 che adesso andremo a vedere di Xbox One. Poi partiamo con gli Assassin's Creed, partiamo. E logicamente non si può che mancare il primo Assassin's Creed, e questo qui è la versione quella rifatta bestseller, che ancora ho iniziato un pochettino a giocarci, però non lo so se sì, li continuerò perché sono molto belli e porterò sicuramente anche loro sul canale YouTube piano piano, perché sono tante le cose da portare sul canale YouTube. Continuiamo con Assassin's Creed 2, se qui nel foglietto c'è scritto compatibile con Xbox One, questi giochi sono compatibili con la Xbox One, eccolo qui, Assassin's Creed 2,
sempre anche questo qui con il bonus DVD dentro. Eccolo qua, preso al mercatino dell'usato. Poi non poteva mancare che Assassin's Creed Brotherhood. Eccolo qui, sempre con il libretto ed il gioco. Poi non poteva mancare che Assassin's Creed Revelation, bellissimo anche questo qui, molto bello questo qui. Eccolo qui, Assassin's Creed Revelation. Tutti acquistati dal GameStop questi qui. E per terminare gli Assassin's Creed, per quanto riguarda Xbox 360, abbiamo Assassin's Creed 3. Abbiamo, voi mi direte, ma gli altri due? Adesso ve lo dico, Assassin's Creed 3. Eccolo qui. Molto bello anche questo. E Assassin's Creed Black Flag è un altro che non mi ricordo il titolo, che li ho già preinstallati direttamente dentro la nuova Xbox 360 che ho preso, usata, quello lì, ed è modificata e stanno già dentro al suo interno, il 3, il 4 e l'altro non mi ricordo il titolo. Poi passiamo ai giochi di zombie per quanto riguarda Xbox 360, e non potevamo che non cominciare con grandissimo successo Left 4 Dead, che anche questo qui lo potete trovare sul mio canale YouTube, dove lo sto rigiocando i primi capitoli della storia, della campagna, e li sto andando per pubblicare. Questo gioco è molto bello perché mi sfoga i nervi quando devo ammazzare qualche zombie. Prossimamente porterò anche Left 4 Dead 2, logicamente, quando terminerò questo qui, tutti i capitoli. Già è terminato perché l'avevo finito il gioco, però no, avevo portato solo le parti finali del gioco e ho deciso adesso di portare anche tutta la campagna, iniziando quella lì, però lasciando già pubblicati le parti finali, quello lì, che erano stati poi trasmessi qui live su Facebook, dove io l'ho scaricati e scompattati creando dei video a episodi. Allora, continuiamo con i giochi di zombie, ecco, come già anticipato, Left 4 Dead 2. Anche questo qui molto bello, e devo dire anche molto difficile, e questo qui anche prossimamente andrà sul mio canale YouTube, andrà logicamente, è come non può mancare Left 4 Dead 2, uno dei migliori sparatutto contro zombie che sono stati creati. E poi qui inizia una saga, anzi questo lo mantengo per ultimo, lo mettiamo per ultimo, iniziamo con quest'altro qui. Iniziamo. Quindi c'è una saga che io sto attendendo di prendere, il 2 che è uscito per Xbox One, One S e One X. Sto attendendo ed è The Island. Eccolo qui, questo è il primo capitolo della saga, The Island. E anche questo qui lo porterò sul mio canale YouTube, però porterò la versione per Xbox One rimasterizzata e in Full HD, dato che questa qui era per Xbox 360 e la risoluzione era fino a 720 pixel. Terminato questo gioco, bellissimo gioco, invece per Xbox One lo andrò a ricominciare e lo andrò volentieri anche. Eccolo qui, gioco dell'anno. E continuiamo con un grande pregio questo qui per trovarlo, con la sua cofanetto
in acciaio, molto bello, molto molto bello. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Eccolo qui, le scritte sono in rilievo, sono The Island Riptide, che questa diciamo che era una sorta di espansione del primo gioco, era una sorta di DLC uscito qualche tempino dopo, ha terminato anche questo qui, e anche questo qui logicamente lo porterò sul canale YouTube, come non portarlo. E poi abbiamo l'ultimo gioco per quanto riguarda Xbox 360, che era uscito poco prima che uscisse il The Island, quello nuovo. Eccolo qui, The Island Escape. Questo qui racconta la storia di questo giornalista che investiga sui casi degli zombie sulle isole. Questo gioco sinceramente non mi è piaciuto molto, non mi è piaciuto, infatti non l'ho terminato, l'ho interrotto neanche all'inizio, perché ha una grafica fatta fumettistica, per molti può piacere, invece a me non mi è piaciuto tanto, non mi ha entusiasmato come gli altri due di giochi. E infatti questo non lo so se lo porterò sul canale YouTube, perché sinceramente non è che mi ha entusiasmato più di tanto. E questa era la saga per quanto riguarda i Dead Island e Left 4 Dead per Xbox 360. Continuiamo con un'altra saga che purtroppo ha solamente il primo e il terzo per quanto riguarda Xbox One. Ci hanno fatto anche dei film, ci hanno fatto dei film TV, che Dead Rising, eccolo qui, Dead Rising, bellissimo questo gioco, bellissimo. Questo è il primo capitolo che si svolge dentro il centro commerciale, dove l'eroe, il giornalista che investiga anche qui come in Dead Island sui casi degli zombie, rimane intrappolato dentro un centro commerciale, vedi, un centro commerciale invaso dagli zombie. E questo qui lo porterò sul canale YouTube, sul mio canalino personale di YouTube, perché il gioco vale la pena. Purtroppo è interamente in inglese con i sottotitoli in italiano. Io cerco di evitare di portare giochi in lingua originale con i sottotitoli, preferisco portarli doppiati e direttamente in lingua italiana, anche per appassionare di più il pubblico, quello lì. Però di quelli che valgono la pena li porto. E adesso passiamo alla carrellata di giochi di corse di automobilismo per quanto riguarda Xbox 360, e io direi di cominciare proprio con quello che sto portando la serie sul canale. Vediamo se lo troviamo, che l'avevo messo in fila, però mi si è un po', no, ah sì, perché ce l'ho, vero, ma sì, perché mi mancava la custodia, vero vero. Allora faccio così e ve lo faccio vedere da qui, ed è originale, eh. Purtroppo di questo non sono riuscito a trovare la custodia, che è PGR, Project Gotham Racing 3, eccolo qui. E di questo qui sto portando la modalità carriera, chiamiamola carriera, sul canale YouTube, la sto portando, escono ogni episodio ogni settimana, un episodio a settimana. Poi quando terminerò la carriera del 3, PGR 4, dove anche la grafica viene migliorata, Project Gotham Racing 4, eccolo qui, questo completamente in italiano, eccolo qui. E di questo si continuerà appena terminerò il PGR 3, logicamente comincerò poi il 4, comincerò. Insomma, sono dei gran bei giochi, quello lì. Il 3 non è una grafica eccellentissima, anche il gameplay non è
tanto difficile. Beh, anche se sono andato a sbattere parecchie volte con il Ferrari, lo sto giocando con il pad della Xbox 360 senza volante, che questi non sono altamente simulativi, sono un po' più arcade, anche perché non mi va di stare a fare ogni volta il tramparaparampapam per mettere il volante nella mia postazione di gaming, e poi perché purtroppo il mio notebook non mi fa registrare a una massima qualità, però mi sto inventando qualche cosa con la mia game capture della Vermiglia, game capture HD2, e più con il telefonino che lo utilizzerò come webcam, tutto quanto apposta per registrare anche per terminare Formula 1 2022, che so anche di quella la trovate sul canale YouTube, però ci torniamo dopo. Ci torniamo, ok. Continuiamo allora poi con un altro gioco storico, con una grandissima serie, perché quest'anno è uscito il VRC preso dalla IA, e parliamo di VRC3. Io li stavo cercando moltissimo questi giochi. Questo è il terzo capitolo del campionato di rally del mondo, e questo qui l'ho appena spippolato sinceramente, perché avendo gli ultimi preferirei più giocare agli ultimi, però forse qui di questo porterò una serie, una miniserie sul canale, e lo giocherò con il pad senza volante questo qui, anche perché la grafica non è proprio ai massimi livelli, però penso che sia abbastanza divertente giocarci. Rimanete sintonizzati sul mio canale YouTube, perché ci saranno parecchie novità prossimamente. E poi allora vediamo un attimino, sì, facciamo questi due, che anche questi qui andranno sul canale YouTube logicamente, ed è Forza Motorsport 3. Attualmente sto cercando di trovare anche gli altri per quanto riguarda Forza Motorsport per Xbox One. Questo è il 3, per Xbox 360, con il suo libretto, il suo gioco all'interno, gioco diciamo molto bello. Ci sono due dischi, ci sono, e anche di questo qui porterò sicuramente la serie sul canale, perché la grafica di questo è leggermente buona e mi piace, mi attizza, e mi piace, mi attizza, come dicevo. E non poteva mancare che il suo seguito, che è Forza Motorsport 4, eccolo qui, e logicamente anche questo andrà sul canale YouTube. Sto solamente valutando se giocarli con il volante o giocarli con il pad, solo quello lì sto valutando sinceramente, perché non sono giochi, anche questo qui ha due dischi al suo interno, non so se giocarli, come dicevo, con il pad o con il volante, perché con il volante mi ci divertirei molto di più, però come dicevo è un po' tutto l'ambarabano. Se riesco a semplificarmi la cosa del volante, la registrazione video, la registrazione del volante per quanto riguarda la webcam e tutto quanto, allora sì, perché se devo portare dei video non soddisfacenti preferisco evitare di farlo. Boh, vediamo un attimino. E questi sono i Forza Motorsport. E poi, come non mancare, questo mannaggia l'avevo anche quasi finito, e c'è la serie sul canale YouTube, che è Colin McRae Dirt 2. Bellissimo, bellissimo gioco. Questo è uno dei giochi che io amo in assoluto. Lo amo. Ciao Andrea. Lo amo in assoluto, Colin McRae Dirt 2. E eccolo qui, purtroppo anche di questo qui, che ne si è rotta la Xbox 360, c'erano tutti i salvataggi del gioco. Forse lo ricomincio, perché il gioco ne vale veramente la pena, è molto bello.
c'è Ken Block, c'è, che io adoro Ken Block, pace all'anima sua, che ci ha lasciato quello lì. E poi continuiamo ancora con Dirt 3, eccolo qui, Dirt 3, che questo lo porterò anche questo qui sul mio canale YouTube, però su Xbox One, perché questo gioco è compatibile con la Xbox One, insomma avrà una grafica molto migliorata. Questo anche l'avevo incominciato, ero arrivato a metà del gioco, poi sono rimasto bloccato su i test drive che devi fare, le varie gincane e cose, le sfide gincan, eccolo qui, Dirt 3. Poi i Dirt continuano per quanto riguarda quando passeremo ai giochi che riguardano la Xbox One. E poi andiamo con un classico, anche questo qui, Formula 1 2011, attualmente è uscita la versione rimasterizzata per quanto riguarda Xbox Serie S, serie X e anche per PlayStation 5 e PlayStation 4, mi pare, perché ho visto su YouTube gli altri che ci stanno giocando, del 2010 di Formula 1. Questo sinceramente non ci ho mai giocato, l'avevo preso perché volevo portare sul canale qualche cosa di Formula 1 e forse lo porterò questo qui, ma lo giocherò con il pad, lo giocherò senza volante questo qui, lo giocherò un po' più in stile arcade questo qui, eccolo qui, sempre con il suo libretto al suo interno e il gioco. Ma per quanto riguarda i giochi di macchine ne ho moltissimi, però come detto no, devo risolvere un attimo delle cose per quanto riguarda le registrazioni con il volante, eccolo lì. E poi passiamo su dei classici, abbiamo il primo Grid, bellissimo, ancora ci devo giocare, anche questo qui andrà sul canale YouTube, Race Driver Grid, ottime le macchine, molto arcade anche questo qui, come gioco non è altamente simulativo, insomma questo è facilmente giocabile con il pad. Abbiamo le muscle car, abbiamo le rally car, insomma c'è un po' di tutto, c'è, e il gioco è veramente bello, e anche questo qui lo porterò sul canale, come questo qui anche trovate adesso sul canale, perché questo avevo pubblicato i primi video, poi mi sono fermato apposta perché mi si era rotta l'Xbox 360, e però per fortuna non ero arrivato a tanto lontano, allora posso ricominciarlo e lo giocherò su Xbox One, ed è Grid 2, eccolo qui, e lo giocherò con i pad, questo qui compatibile con Xbox One, come si può leggere. Questo veramente anche molto bello, mi stava piacendo moltissimo, mi stava piacendo come gioco. Intanto sul canale YouTube trovate i primi video che ho fatto di questo, lo ricomincerò molto volentieri su Xbox One, non so se ricominciarlo tutto da capo o continuare, arrivare fino al punto e poi continuare dove sono arrivato. E questo qui è per quanto riguarda i Grid. E adesso passiamo, come non si può non mancare, una serie classica, una serie che sinceramente mi sono un po' fermato ad acquistare perché dopo un po' sono molto ripetitivi, e che non può essere la serie di Need for Speed, e si inizia proprio, io inizio da quello che mi è piaciuto di più e penso che a tutti sia piaciuto di più, che è l'originale Most Wanted, Need for Speed Most Wanted, che io ho per Xbox 360, per PC, per PS2, o anche purtroppo per Xbox One non l'hanno fatto, non hanno voluto fare un remastered, quello lì. E bellissimo gioco, bellissime le auto, bellissima, diciamo, bellissima la grafica per i suoi tempi, anche per PS2, ed eccolo qui, e sicuramente lo porterò molto ma molto volentieri sul canale YouTube questo qui di gioco, perché era una cosa bestiale seminare la polizia e tutto quanto. Il Most Wanted rimarrà uno dei giochi secondo me più impresso
tutta la mia generazione, ma non solo. E poi qui, beh, non vado, vado, cerco di andare in ordine, però dopo il Most Wanted uscì quest'altro, il Need for Speed Most Carbon. Io ho la collect, la edizione collezionabile, la Collector Edition, e con il suo cartoncino, adesso se ci riesco lo tiriamo fuori, eccolo qui, eccolo, Collector Edition. E anche questo qui logicamente porterò la serie sul canale, perché anche questo qui non l'ho terminato, lo stavo iniziando a giocare per PS2, poi mi sono fermato e lo voglio proprio portare sul canale, anche perché c'erano da fare molte belle derapate con questo qui di gioco, c'erano da fare, anche qui si deparava moltissimo. Lo faccio rivedere così anche, eccolo qui, The Ultimate Edition. E poi continuiamo con un altro classico, sempre di Need for Speed, il Pro Street. Questi logicamente li porterò tutti sul canale YouTube, perché anche ce ne sono pochissimi di gameplay su YouTube di questi qui, di giochi della saga di Need for Speed, e io li porterò volentieri su il canale YouTube, li porto. Poi passiamo con l'Undercover, Need for Speed Undercover, che ricorda molto il gioco di Burnout Paradise, ricorda questo qui, eccolo qui, Need for Speed Undercover. Vedi, si vede, si vede, si vede, molto bello. Anche questo qui andrà logicamente sul canale YouTube. Di questo qui invece ho già trovato alcuni episodi sul canale YouTube, e come detto anche di questo ho perso i salvataggi, e anche questo è molto bello, e la grafica è veramente spettacolare per un gioco dei suoi tempi, eh? Ed è Need for Speed The Run Limited Edition, dove noi dobbiamo attraversare coast to coast gli Stati Uniti d'America, facendo una corsa contro il tempo per arrivare primi da Los Angeles a New York, mi pare. E io ero arrivato quasi alla fine, ero arrivato, purtroppo ho perso tutti i salvataggi, ho perso, però lo ricomincerò molto volentieri, perché volevo vedere il finale, volevo vedere di questo qui di gioco, lo ricomincerò molto volentieri e lo continuerò poi su, già sulla playlist che ho su YouTube per quanto riguarda questo qui. E poi andiamo su Need for Speed Rivals per quanto riguarda sempre Xbox 360, eccolo qui, il Rivals. Di questo hanno fatto anche, mi pare, un seguito hanno fatto, inclusa la Nissan GTR. E poi concludiamo la serie con l'ultimo gioco che uscì di Xbox 360. Eravamo tutti in, come si dice, entusiasti di questo gioco, avevamo delle grandi speranze perché i creatori gli avevano dato il nome del Most Wanted originale, tutti noi ci aspettavamo grandi cose, ed è questo qui, Need for Speed Most Wanted Limited Edition. Però purtroppo lo stile di gameplay non ha soddisfatto, non ha soddisfatto appieno le aspettative che avevamo, non ci ha soddisfatto molto, purtroppo, al confronto del Need for Speed The Most Wanted classico, storico, non ci ha entusiasmato molto questo qui.
Poi ho anche Love Pursuit e mi pare Rivals 2 o un altro, che non mi ricordo il titolo, adesso ce l'ho scritto lì. E credo che ho all'interno già installati nella nuova Xbox 360 che ho, perché è modificata come detto prima. E questi qui erano tutti i giochi Need for Speed che io ho per originali per quanto riguarda Xbox 360. E adesso andiamo a vedere i giochi action, chiamiamoli action da collezione, action fantascientifici, action da guerra, così. E abbiamo Alien vs Predator, abbiamo compatibile con Xbox One, e anche questo sono molto curioso perché non ho mai giocato, non ci ho, sono veramente curioso di vederlo questo gioco. Purtroppo è interamente in inglese con i sottotitoli in italiano, purtroppo, e il gioco va a perdere molto, va a perdere, perché se era con, dicevo, in lingua italiana tradotta, il gioco era tutta un'altra cosa. E poi sono fiero invece di presentarvi quest'altri due, dove il primo capitolo, diciamo, che è semi terminato perché mi manca di acquistare i DLC, ed è un gioco bellissimo che a me è piaciuto moltissimo, sia come storia, come trama e come anche giocabilità, quello lì, ed è Star Wars Il Potere della Forza, il primo capitolo che trovate completo per quanto riguarda la storia. Mancano solamente i DLC dove lui diventa cattivo e va a uccidere Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi, vabbè che Obi-Wan già era morto, però uccide il suo fantasma. E nella modalità storia che ho pubblicato io su YouTube arriviamo finché lui non uccide Darth Vader, Anakin Skywalker. È molto bello, molto molto bello. Qui ci sono scritti i trucchi che io utilizzo per sbloccare le cose. Appena acquisterò i DLC, che sono 3 o 4 DLC, lo continuerò a portare sul canale per terminare a pieno la storia al 100%, perché mi piacevano anche i DLC, mi piacevano. E poi logicamente non so se cominciarlo o attendere che completo la storia con i DLC di Star Wars Il Potere della Forza, il primo capitolo, è Star Wars Il Potere della Forza 2, dove il nostro eroe del primo capitolo è stato clonato da Palpatine, dall'imperatore oscuro dell'impero, anche questo è compatibile con Xbox One. E quindi questo qui è molto bello, ho visto alcuni spezzoni di altri youtubers che lo hanno giocato e mi piace moltissimo anche questo qui, e non vedo l'ora di iniziare a giocarlo e portarlo sul canale interamente in italiano, quello lì. Per quanto riguarda i Star Wars, terminiamo qui, terminiamo. E poi gioco che non avevo grandi aspettative, ma invece è risultato un grande gioco, molto bello, fantascientifico, action, ricorda molto Mad Max, ed è Rage, gioco post-apocalittico, dopo che un meteorite era precipitato sulla Terra, ciao Giovanni, era precipitato sulla Terra, il mondo è rimasto molto stile Mad Max, anche come si vede dalle auto adesso qui, e lo porterò completamente in italiano, lo porterò anche questo qui sul mio canale YouTube, lo porterò, ma anche questo qui ha due dischi al suo interno, ecco, anzi no, ne ha più di uno, ne ha tre dischi e niente. The Rage, dei creatori di Doom e Quake. Altro gioco molto bello, e devo riuscire a recuperare, non lo so se riuscirò a recuperarli, sono gli altri capitoli, il primo e il due, è Dead Space 3.
gioco fantascientifico, diciamo stile horror fantascientifico. Anche questo qui molto molto bello, anche questo è compatibile con Xbox One. Eccolo qui, mi sta cadendo questo qua. Mi pare anche questo qui è completamente in italiano. Mi pare, sì, completamente in italiano, da come potete vedere qui. E anche questo qui lo porterò sul canale YouTube prossimamente, perché sono talmente tanti i giochi da portare, come quest'altro qui, Time Shift. Anche questo qui con belli effetti speciali, bella storia, bell'action fantascientifico di un'invasione aliena a Londra, mi pare, o in America comunque, sulla Terra. E dobbiamo trovare la distruzione. Anche questo mi pare che hanno fatto una sorta di film, ci hanno fatto Time Shift. Poi andiamo su un classico, si va su un classico proprio dantesco. Dantesco, che racconta in versione videoludica, per quanto riguarda il gameplay, la discesa di Dante all'inferno, che è Dante Inferno. Gioco molto simile, diciamo, al gameplay di Devil May Cry. Belli gli effetti, bella anche tutta quanta la storia. Molto violento come gioco, molto molto violento. L'inferno ti aspetta. Anche questo qui completamente in italiano, insomma, vale la pena recuperarlo come gioco. E poi si passa a un'altra grandissima saga, che è Far Cry. Io mi pare che ho il 3 e il 4, il 4 ce l'ho sia per Xbox 360, già installato sulla nuova Xbox modificata, e il 4 per Xbox One. Eccolo qui, questi no, penso che serva tante presentazioni di Far Cry, perché ognuno di loro ha una sua storia e una sua trama molto particolare e violenta. Anche questo qui completamente in italiano, bel gioco anche questo qui, che anche questo qui logicamente porterò sul canale YouTube. E poi passiamo all'altra saga, che anche questo qui lo sto portando attualmente sul canale YouTube, però fatto sempre per Xbox 360, però supportato per Xbox One a una massima risoluzione tutto quanto, che è Call of Duty Modern Warfare 2 originale, non è il remake. Eccolo qui. Cosa dire di questo gioco? Bellissimo, 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 bellissimo gioco. Sia la storia, mi sta piacendo moltissimo, e l'ho finito, l'ho terminato da poco, e già i video sono pronti, li devo solamente editare e poi caricarli su YouTube. Logicamente ogni episodio esce ogni settimana di questo qui. Ogni giovedì sera sul canale YouTube trovate un episodio di Call of Duty Modern Warfare 2. E molto bello. Mi ha deluso solamente il finale. Mi ha deluso solamente il finale, perché mi aspettavo qualcosa di un po' più violento. Mi aspettavo. Non vi dico niente per non spoilerare, perché non ci ho giocato quello lì. Poi c'è un'altra grande saga, che è Battlefield. Questo è il Battlefield Bad Company 2, dove mi pare che il primo era per PS2, io ce l'ho, però non è originale, allora non ve lo mostro. E anche questi qui sono compatibili con Xbox One, insomma ci sarà da divertirsi. I giochi di guerra sono gli spettacolari, veramente sono veramente spettacolari. Sono abitati ai minori di 18 anni, c'è l'etichetta, quello lì,
E poi c'è Battlefield 3, anche questo qui compatibile con Xbox One, tutti sono completamente in italiano, sono insomma appieno un grande divertimento di gioco, perché quando giochi un gioco completamente in italiano ti ci appassioni molto di più, ti ci appassioni. Battlefield 3, guerra allo stato puro. E andiamo a terminare con la saga di Battlefield, il 4. Battlefield 4. E questi andranno tutti pubblicati sul mio canale YouTube. Sarà molto divertente. Sarà anche, come vedete, tutti hanno l'etichetta di 18 anni. Completamente in italiano. Eccolo qui, audio in italiano, testo in italiano, e la cipicchia, tutto in italiano. E così abbiamo concluso per quanto riguarda la mia collezione privata di giochi Xbox 360. Questi erano i Battlefield e qualcun altro. Ve lo faccio vedere qui la montagna, quanti sono, eccoli qui. Quelli sono solamente i giochi Xbox 360 della mia collezione privata dei giochi. E questo, e adesso passiamo ai giochi Xbox One. Si passa, allora vediamo se ci riesco ad appoggiarlo qui, così arrivo che prendo. Io direi cominciare con questi qui. Adesso li prendiamo, tutti quanti, li prendiamo. Poi se scappa qualche altro gioco 360 che mi è sfuggito, già ne vedo qualcuno che forse mi è sfuggito, lo andiamo a rimettere, lo andiamo a rimettere. Perché ne vedo lì ancora alcuni di giochi e li andiamo dopo a riprendere. Allora, ecco qui, ci siamo. Allora, iniziamo subito con la mia collezione di giochi Xbox One per quanto riguarda zombie. Io sono un appassionato dei film zombie, e così anche come nei giochi, e come presentato prima nei giochi della Xbox 360, la collezione di Dead Island. Eccola qui per Xbox One, raccolta in un unico disco. Eccola qui, Dead Island Definitive Collection, rimasterizzata tutta quanta, che io andrò a rigiocare molto, ma molto volentieri a questa saga, perché mi è piaciuta moltissimo. Sto aspettando per prendere doppiaggio in inglese, testo in italiano, logicamente purtroppo non l'hanno fatta doppiata in italiano, e io giocando, avendo concluso tutte e due le storie di quella vecchia per Xbox 360, era una storia molto molto bella, perché ci troviamo in vacanza in un resort su un'isola caraibica dei tropici, dove tutto in un botto scoppia un'epidemia zombie. Tu ti risvegli il mattino dopo che trovi tutta la gente che è morta, che sono morti, che camminano, quello lì, e devi cercare di sopravvivere insieme con altri sopravvissuti, e poi andando nell'interno dell'isola si faranno delle scoperte, ci saranno altri sopravvissuti finché non si scapperà via, quello lì. E poi nel 2, nella DLC che era uscito, si ritorna sull'isola per investigare, perché l'esercito, i soldati volevano capirci qualcosa di più su questo virus che era stato poi creato da loro, era stato da una ditta farmaceutica, quello là. Ed è la storia, se era tradotta in italiano sarebbe stata spettacolare, perché mentre giochi devi leggere anche i sottotitoli,
è un po' una rottura di scatole. Poi passiamo a un altro gioco completamente in italiano. Questo gioco era uscito per la Wii, mi pare. O sì, per la Wii. Ed è Zombie. Questo gioco è completamente in italiano. Ci troviamo in Inghilterra, più esattamente a Londra, nei meandri di Londra, dove diciamo che raccoglie un po' 28 giorni dopo, se possiamo dirlo, 28 settimane dopo, che vi do anche una chicca, uno spoiler, uscirà il terzo film, che sarà 28 anni dopo, sarà. E niente, ci troviamo a Londra, tutto quanto, grafica diciamo abbastanza bella per un gioco vecchio, che non è recentissimo come gioco, però è inedito. È inedito, ce ne sono pochissime, la maggior parte lo hanno giocato solamente su Wii per il Box One. Io l'ho trovato una fiera a Roma. Poi un altro classico bellissimo gioco, che è basato anche questo qui su un film, che è World War Z. Eccolo qui. E di questo qui sto attendendo, perché devo prendere i DLC, perché si svolge nel DLC anche a Roma, al Vaticano. Ed è proprio divertente vedere Roma, Piazza di Spagna, invasa dagli zombie. E niente, eccolo qui. Voce in inglese e testo in italiano. Purtroppo non l'hanno doppiato in italiano. I DLC sono molto divertenti. E in italiano troviamo invece il terzo capitolo del Dead Rising, che vi ho mostrato prima, per quanto riguarda i giochi della Xbox 360, che è Dead Rising 3. Il Dead Rising 2 per Xbox 360 non sono riuscito a trovarlo, e il 4 di questo qui non l'ho voluto prendere io, perché non mi interessava minimamente la storia. Invece questo qui è molto bello, perché abbiamo questo ragazzo qui, un realista rimasto intrappolato nella città con tutti gli zombie che gli vanno addosso, dovrà fare varie missioni, completamente in italiano, ed è un gioco che ne vale la pena, anche perché la grafica è spettacolare, è molto bella. Poi un altro classico di gioco, che anche di questo qui non prenderò il 2, forse perché il 2 è uscito solamente in inglese con i testi in italiano, è Dying Light. Eccolo qui. Questo è completamente in italiano, e di questo non vedo l'ora di portare la saga io, di questo qui, perché mi piace moltissimo questo gioco, completamente in italiano. Buonanotte e buona fortuna. E da poco ho acquistato su Vinted anche il DLC, che invece io non lo sapevo comprendeva anche questa qui di edizione. Ed è questo qui, Dying Light The Following, completamente in italiano anche questo qui, e versione migliorata del primo, come si può leggere qui, versione migliorata. Ci sono più cosine in questa edizione di Dying Light, gioco spettacolare anche questo qui. Nell'espansione si può, guideremo una buggy, una dune buggy, lo guideremo, e non so se giocherò, sicuramente giocherò questa versione qui, perché c'è anche direttamente l'espansione, e farò direttamente quello lì. Un momento che metto in carica il telefonino, perché si sta scaricando, datemi 2 secondi che arrivo subito.